titoli un po' spinti in questi personaggi a scendere un po' in campo. Chiaramente è una responsabilità che mi sono preso, ma che comunque dovrà essere garantita dalla città, cioè soprattutto dal sindaco, perché le faccio notare una cosa: sappia, sicuramente ne ha conoscenza, che l'eventuale decisione dell'esercizio provvisorio il giudice dovrà nominare un curatore, il quale curatore, per concedere questo esercizio provvisorio, deve essere garantito di quella che sarà la gestione e i costi da qui a giugno. Ma lo sa che chiunque essi siano, a meno che non sia in termini di pubblicità, che qualcuno fa la cosiddetta nota contribuzione, termini pubblicitari, ma chi volesse acquisire quote non ha la possibilità di farlo. Cioè, lei mette soldi, ma sappia che poi il curatore farà un'asta pubblica per l'aggiudicazione del titolo sportivo. E chi ha messo soldi per salvare l'Arezzo da qui a giugno non ha nessun diritto. Forse potrebbe avere una prelazione? Penso moralmente che sarà così, ma in termini di legge non c'è niente. Quindi ecco, attenzione, cioè, parliamo di gente da fuori, ma allora, scusi, ma intanto sarebbe bello che lo facesse la città, e difatti queste persone si uniranno un po' e si incontreranno dal sindaco intorno a un tavolo insieme ad altri imprenditori e faranno il conto come cercare di coprire la gestione. L'obiettivo è questo. Poi le posso dire una cosa, però non voglio correre troppo, che conoscendoli e sicuramente con il fatto che scatterà a mio avviso una gara di solidarietà importante ad Arezzo, il prossimo anno, nelle prossime stagioni sportive, si può parlare di un altro tipo di calcio, e quindi sicuramente sono persone ecco, appassionate, persone che non ne possono avere interesse di che cosa? Scusi, a tirar fuori soldi. Di contro cosa? Oggi non è che un'amministrazione può concedere questo o quello, non sono più i tempi di una volta. Adesso anche un sindaco deve fare attenzione, un assessore quando firma un qualcosa, no? Non si possono, oggi sono tutte, sono pure tutte aggiudicazioni pubbliche, quindi anche il titolo sportivo. Guardi, se dovesse arrivare un imprenditore X che sa che la società è pulita, è chiaro che la potrebbe anche acquisire per una cifra importante, quando c'è gente che ha tirato fuori dei soldi, perché da qui a giugno secondo me ci vuole 1 milione, sai che significa 2 miliardi di vecchie lire. Quindi qui parliamo di soldi veri, quindi attenzione, cioè prima di pensare ai fantasmi, cioè pensiamo a salvare l'Arezzo, questa è la prima cosa secondo me, poi dopo si vedrà. E poi comunque una cosa importante, sappia che comunque è il primo cittadino, è il sindaco, la federazione di gioco calcio, che dovrà comunque un domani avallare chiunque si presenti per acquisire le quote dell'Arezzo calcio.